Quattro persone decedute per asfissie e una per lesioni riportate dal crollo dell'edificio, questo quanto stabilito dall'autopsia effettuata dal medico legale Marco Canepa sulle cinque vittime dell'esplosione che ha distrutto una palazzina ad Arnasco nel Savonese. Gli esami sono stati conclusi ieri sera. La procura, che indaga per omicidio colposo Plurimo, ha quindi concesso il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Si attendono ancora i risultati della perizia dei Vigili del Fuoco, ma sembra ormai chiaro che la casa sia stata saturata di gas a causa di una perdita e due dei residenti, rientrando a notte inoltrata, abbiano involontariamente provocato la terribile esplosione, accendendo la luce. I funerali di Dino Andrei, di 76 anni, e della moglie Echabella Moden, di 56 anni, marocchina, convertita al cristianesimo, verranno celebrati venerdì alle 15 ad Arnasco. Il funerale di Marco Vegezzi, di 49 anni di Albenga, sarà celebrato sempre venerdì ma alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Bernardino, a Vadino d'Albenga. Non si conoscono ancora la data e il luogo dei funerali di Edoardo Niemen di 71 anni e Giovanni Ciliberti di 55 anni, originario di Novi Ligure. Rista ricoverata al centro grandi ustionati di San Pierdarena, l'unica sopravvissuta.